Bene ragazzi, io sono Beowulfess, questo è SteamWorld Dig 2 e siamo davanti alla Grotta della Verità. Entrando qui dentro dovremmo trovare il modo di azionare e sotto di distruggere questi simpaticoni. Di azionare, stavo dicendo, quelle... Oh, mi sa che c'è da combattere per darci tutta quanta questa roba qua, eh. Vediamo un po'. E infatti... Ciao, grande profeta! Che osa presentarsi davanti al grande profeta del distruttore? Ehi, conosco questo tizio, è quello che mi ha portato all'altro tempio. Luce guida, cosa ci fai insieme a questo indegno bot nel mio tempio? Dove è Rusty? Cosa gli hai fatto? Come ho predetto, Rusty il distruttore porterà il grande terremoto e ci libererà dal nostro involucro mortale. Ci ha donato una macchina all'apocalisse, poi se n'è andato di nuovo, i suoi metodi sono misteriosi. Devo neutralizzare quella macchina. Si dice che avete nascosto la macchina all'apocalisse, così la possiamo far saltare in aria. Oh, luce guida, come si coti in basso, vi permetto di toccare il nostro prezioso macchinario. Ok. Qua sappiamo già come funziona. Ah, si è letterata. L'infame si è letterata. Dove sei scappato? Il problema è che se non... Ah, eccolo. Se non lo riusciamo ad affrontare... Ah, mentre spara è vulnerabile, Certo, c'è sempre da trovarlo. Ah, guardate dove era finito. Solo che non ci dà un indizio di dove è sto ragazzotto, noi possiamo cercarlo dove volete, ma... Allora, cosa diavolo è stato? Oh, eccolo! Lo danneggiamo pochissimo comunque, Rimane lì. Rimani lì, non te ne andare. Se n'è andata. Ah, non ce lo dà l'indizio invece. Cadi nella lava. Comunque no, è tosta. Lancialo, bravo che ti ho visto. È andata a sinistra, eccolo. Lancialo di nuovo, bravo. Abbiamo bisogno di un cuore. Solo che per prenderci il cuore non abbiamo visto dove è scappato. Eccolo. È andata a destra stavolta. Lancialo di qua, bravissimo. Lanciamo da questo pizzo. Perfetto. Oh, ci ha fregato. Bomba e botta. Oh, oh. Non potete fermare l'avvento del grande terremoto. La macchia dell'apocalisse è ancora al sicuro. La fine è vicina. Va bene. La lava se ne va. Questo ci garba. E abbiamo una via dove andare. 750 punti esperienza, questi ci garbano veramente tanto, Io direi, prima di andare via... Vabbè, sti cuori non ci servono più di tanto. Sto dicendo, esploriamo bene questa zona prima di andare via, ma in realtà è già esplorata. Ci possiamo prendere questo. Oh, ecco qua il potenziamento, vediamo se avevamo ragione. Mamma mia! C'è un gigante là sotto. Sì, avevamo ragione, raga. Sicuro. Sicuro ci permette di abbattere i giganti. Potenziaci, grande potenziatore!
L'ascia di fuoco. Oh porca. Infatti c'è proprio un new qua. Aggiunge fuoco, portata di efficacia al tuo fedele piccone. Potrebbe avere anche altri utilizzi. Va bene. Abbiamo l'ascia di fuoco. A rigore di logica, questi. Esatto. E ma ora che gli abbiamo dato fuoco. Ah, ho capito. Cioè, non ho capito, ma ho capito. Fermati e torna normale, vedete? Poi gli diamo un colpettino con l'ascia di fuoco. Ok. Abbiamo capito come fare. Perfetto. E adesso infatti possiamo andare di qua. Io questo qui non vedo perché lasciarcelo. Va in che razza di posto siamo finiti? Pensavo che l'avremmo distrutti quei cosi, se devo essere sincero. Invece no, invece li attiviamo soltanto. Beh, effettivamente mi sembrava abbastanza cicci per essere distrutti, eh. Puoi andare ancora un po' più avanti, grazie. Aia, fanno male comunque. Fanno decisamente male. Neanche un ingranaggio? Possibile? Ah, ascia di fuoco! Lei può passare? Grazie, grazie, apprezziamo tanto. Comunque sì, finora non mi ha dato neanche un ingranaggio, noi siamo molto delusi. Vediamo se abbiamo preso tutto. No, infatti c'è qualcos'altro qua dentro. Cos'è che ci è sfuggito, raga? Intanto ci recuperiamo un po' di cuori. Ci deve essere sfuggito qualcosa nella zona della lava. Sicuramente. Tipo qua sotto. Ci deve essere sfuggito qualcosa qua sotto, raga. Scusi, lei può passare. Gentilissimo. La zona di lava deve avere un perché. Tipo un punto dove passare, queste cose qua. E se ce l'ha è nascosto davvero bene, raga, perché noi non lo vediamo. È nascosto davvero bene perché noi non lo vediamo mica. Si muova lei. No, non si fermi. Si muova, ho detto. E lo sapevamo che si fermava qua sopra. Oh, a sinistra in alto. In alto qui a sinistra. L'avete vista? Ah. Abbiamo sbagliato, mannaggia a noi. Questa qua è abbattibile, raga. È abbattibile. Sono sicuro che se ci fermiamo sopra questo gigante e lo spariamo, facciamo qualcosa. Mettiamoci belle. No, mettiamoci belle esterni.
Gigante, lei può venire di qua anche? Un po' più vicino, per favore, sarei qua. Non credo caschi di sotto il gigante, no? No. Si spenga. L'avevamo detto. L'avevamo detto, raga. Sappiamo come funziona sto gioco. Ok, hai preso tutto anche da questo pizzo. E ora dovremmo essere abilitati a fare un sacco di cosine interessanti. Torniamo indietro. Una ricarica d'acqua, io la vorrei, grazie. Ah, intanto con te possiamo sbloccare anche quest'altra leva. E abbiamo la terza che c'era bloccata da un ragazzotto. Eccolo qui. Mi fa passare, grazie. Qui c'è solo questo? Sì. Ed ecco la terza. Va, come spacchiamo, bella gente, come spacchiamo. Si faccia una bella passeggiatina lei. Bravissimo. E ora tu sei attiva. Apriti, sedano! Come ce l'abbiamo fatta, come ce l'abbiamo fatta, bestia, come ce l'abbiamo fatta. Esploriamo sempre tutto, perché qua... Un altro enigma? Stanza del tesoro di Ronald, solo gli accoliti di livello 6 superiori sono autorizzati ad entrare. Ovviamente la leva non funziona. Ok. Quindi ci saranno altri braccieri in questo tempio da cercare, raga. Però sappiamo che c'è una stanza del tesoro. Non mi sembra male sapere una cosa del genere, no? E raga, possiamo solo entrare qua. Quindi senza stare a menarcela più di tanto, entriamo qua dentro. Siamo nella stanza dove c'è il dispositivo dell'apocalisse. Possiamo solo parlare con Fen. Non vedo altro da fare qua dentro. Questa è la macchia dell'apocalisse. Non volevo credere che Rusty potesse fare una cosa simile. Se ci sono parecchie parti di Vectron dentro questo ingranaggio, distruggiamolo. Wow! Scatush! È stato grandioso! Sei ben nuovo ora, non credi? Ci sono parti di Steamboat e di Vectron mischiati in questo affare. Perché Rusty abbia costruito una cosa del genere? Bella domanda. Ti preoccupi troppo? Meno riflessioni, più esplosioni! Dovremmo ritornare a Rosie e dire a Rosie che il macchinario è stato neutralizzato. Aumento di livello incredibile. Mamma mia. Mamma mia, raga. Un aumento di livello incredibile. Due posizioni disbloccate. Acquista il banco del lavoro. Ma siamo stati bravissimi. E a questo punto qua possiamo andare di qua, appunto. Sì, va bene. Namo. Ammetto di aver creduto per un attimo che la via fosse chiusa. Mi sembrava strano, ma tutto può essere, no? Qua dovremmo essere a posto. Poi dovremmo cercare nel tempio. Li recupereremo poi, i vari pezzi bloccati. Ma abbiamo fatto il nostro dovere. Di vendere non vendiamo praticamente nulla, raga. Ma non fa niente. Ah, dobbiamo parlare con Rosie. Ah no, questo non è decisamente Rosie. Questa è quella che voleva fare gli amici. Sì, ce l'aveva già detto in realtà questa cosa.
Non riesce a crederci. Gli piace il nostro piccone. Gli piace decisamente il nostro piccone. Vabbè, ci mancano ancora due manufatti, grazie. Ah già, Rossi era quella dei cosi, degli alcolisti, raga. Alcolisti anonimi. L'alcolisti anonimi era. L'ufficio del sito che aveva tutto sotto controllo. Bastardi, come se ne approfittano del nostro lavoro. Ok. Ciao Rosy, parliamo con te che sei l'unica a posto qui sotto. No, no, non tu, non tu. Che stufa di ciccolare in ciabatte. Fantastico, ce l'avete fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta, ma non c'è traccia di Rusty. Se quella cosa li chiami Vector riuscite a cambiarlo, forse trova qua giù tra le rovine. Quel dispositivo apocalittico era fatto parzialmente con la tecnologia di Vector. O non lo so, sto pensando, non voglio tornare laggiù. Non hai idea di come sia, non hai idea di cosa si prova a non avere una tua volontà. Se arrivati fino a questo punto posso fermarmi ora, se puoi mostrami l'entrata, Fen. Perché? Perché possiamo andare a distruggere qualcosa invece? Ha sconfitto Vector, Rusty ci ha salvato. Ti porterò lì, ma non appena entrerai a Vector sarai da sola. Zan zan. Ok, perfetto, abbiamo un nuovo obiettivo da raggiungere. Io direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Vi ricordo che sono in live anche su Twitch da lunedì a venerdì alle 21:30. Grazie e alla prossima. Ciao!